Buongiorno raga, io sono Andrea Sabetta. E magari mi avete visto in qualche altro canale, tipo EnderMix05 o Under05? Bene, e sì, ero io. E questo canale è il terzo canale che creo, di cui porterò, spero di portare avanti questo percorso da youtuber di questo canale, perché appunto EnderMix05 ed Ender05. E giocavo, no, cioè EnderMix non carico più video. Su Ender io caricavo video in cui giocavo ai videogiochi. Su questo canale invece caricherò video in cui creo videogiochi. E dato che io da grande, cioè appena divento maggiorenne, vorrei iniziare una carriera, se così posso dire, di programmatore di giochi o sviluppatore di giochi, come lo chiamate voi, come lo volete chiamare. Magari questi video mi potrebbero anche aiutare a compilare il mio portfolio, a renderlo migliore il mio portfolio. E quindi niente. All'inizio, dato che non mi conoscerà nessuno, appunto, deciderò io i video da fare, cioè mi inventerò qualcosa da portare sul canale e così via. Però appena diventerò un po' più conosciuto, diciamo, vorrei che i miei iscritti mi dicessero cosa fare, cioè non che devo dipendere da loro, però potrei prendere qualche idea, ad esempio, crea questo gioco con questo programma di sviluppo. Ok, io allora così potrò provare anche tanti programmi che io non posso conoscere tutti i programmi, tutte le app con cui sviluppare un videogioco. Però grazie ai miei iscritti magari ne conoscerò tante altre, tante che non conosco. E magari conoscerò anche tanti altri giochi, appunto, non conosco tutti i videogiochi di questo mondo. Però comunque, cioè, potrebbe essere una bella sfida con me stesso e per voi, questa di provare tante piattaforme, cioè, tante app per creare giochi e creare tanti giochi. Che io, e adesso sto studiando Godot, o Godot, cioè si scrive Godot, ma tanti lo pronunciano Godot, alcuni Godot, roba del genere. Io lo pronuncio Godot. Poi sto studiando Godot che usa il JDScript come linguaggio di programmazione. Poi sto studiando Construct 3 e ho studiato con la scuola Scratch e sto studiando appunto con la scuola App Inventor, che vabbè, Scratch e App Inventor usano linguaggi a blocchi, quindi vabbè, posso portarci video tranquillamente, però sinceramente non mi piacerebbe. No, lo porto tranquillissimamente. Però non lo porterò, cioè non creerò, se avrò una carriera, giochi con Scratch o con App Inventor. Cioè, preferisco quelli che il linguaggio si scrive e non si trova sui blocchi. Per precisare, intendevo che da grande, se ho un cliente o l'azienda in cui lavorerò mi chiederà di creare un gioco, non lo creerò assolutamente con Scratch o con App Inventor. E ok, poi sto studiando anche Python, così vorrei iniziarmi a creare un piccolo sito, così mi apro anche questo mondo di creare siti anche, oltre ai giochi. E poi appena mi prenderò il PC nuovo, che madonna, sto spendendo un botto per sto PC, cioè è potentissimo, è perfetto per fare video, per giocare, per programmare, per usare a scuola, ma comunque costa tanto, quindi mi raccomando. Fatemi vedere il vostro sostegno, almeno, cioè. compro anche questo PC, così sarà molto migliore, cioè sarà molto più veloce, quindi potrò utilizzare molte più app insieme. Cioè, anche se ci sono tante app installate, va comunque veloce. E comunque vorrei anche iniziare a, non mi viene il termine, a disegnare i personaggi che utilizzo nei videogiochi. Così, se non so ancora niente, però se in futuro mi creerò una mia azienda di videogiochi, potrò fare tutto io praticamente, cioè. No, comunque, cioè, mi farò aiutare, ovviamente, non resisto mentalmente proprio. Però comunque, perché allora sto studiando tutte queste cose tutte insieme, perché allora sono nella mia pubertà, nella mia adolescenza, praticamente. Sono quasi fuori dall'adolescenza, però vabbè.
qualche anno e sono già maggiorenne, però comunque c'è. In adolescenza si assimila molte più argomenti insieme, cioè è molto più facile ricordarsi determinate cose. Quindi io studio tutto adesso, così da grande almeno saprò già muovermi un attimo nei linguaggi di programmazione. E così anche se saprò utilizzare tanti programmi e saprò disegnare le mie animazioni, i miei personaggi, sarò anche uno sviluppatore più completo. Se così posso dire. E niente, raga. Quindi, non mi ricordo se ve l'ho già detto, però all'inizio farò io i video. Cioè, deciderò io i video. Ma più avanti, mi consigliate voi, tipo, fai questa app, cioè, questo gioco con questa app, così potrò utilizzare anche molte più app. Potrò sapere co come si usano tante app. Ovviamente, prima di fare quel video, mi dovrò un attimo organizzare, dovrò un attimo capire come funziona quel determinato programma. Però comunque ci potrei benissimo riuscire. E niente, raga, per questo video è tutto. Spero che il mio PC arrivi il prima possibile, così posso iniziare già a caricare i video, che non vedo l'ora. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, raga.